se più felice o più infelice di questa terra che darà. Io mi chiedo soltanto questo, la possibilità di continuare a sperare, a torturare come adesso. Ma se la mia presenza è velenosa nel cielo, non mi piace di più. E non ho il diritto di farlo. E allora lasciare tutto com'è. Allora, Pino, abbiamo assistito a una, direi, poetica dichiarazione d'amore per Anna, interpretata da un'altra grande attrice, Lea Massari, alcuni di voi certamente avranno riconosciuto o ricordato. Ma quando e come ha fatto la sua dichiarazione d'amore al mestiere di attore e poi doppiatore? Ho fatto un concorso in accademia, ho potuto mantenermi a Roma perché la mia famiglia in quel momento non viveva a Roma, ho avuto una borsa di studio, sono stato compagno di un attore che conoscete tutti e che a un certo punto vi sembrerà storia perché è morto tantissimo tempo fa, che era Carmelo Bene. Eravamo nello stesso corso, avevamo come insegnanti i migliori attori dell'epoca, che adesso nomino per farli vivere qui dentro, come si possono farli vivere le persone. Vanda Capodanno, Sergio Tomano, Carlo D'Angelo e naturalmente Orazio Costa, che non era il direttore, era l'insegnante. Il direttore dell'Accademia era molto Silvio D'Amico e io vengo da un viaggio da Roma in questo momento. Ah, ecco, era Raul Radice e fui mandato via dall'Accademia per indisciplina, non grande indisciplina, e grande indisciplina forse Carmelo Bene. Ma allora si erano molto severi, non si poteva lavorare fuori mentre si facevano i corsi dell'Accademia che erano 3 anni. E si sarebbe potuto o chiedere l'aiuto alla famiglia o fare proprio la fame, per cui si lavorava fuori. E siccome nel nostro mestiere, come in tutti i mestieri, c'è, forse, non parlo di invidia, non lo so, insomma qualcuno disse ma stanno lavorando alla radio, eccetera. E per questo mi fu levata la borsa di studio. Senza borsa di studio non sarei potuto sopravvivere, anche perché facevo un sacco di cose contemporaneamente e neanche bene. E mentre Carmelo Bene, che era il genio, fu mandato via perché faceva delle cose ignobili, cioè faceva le prove di quello che poi avrebbe fatto in teatro. Il primo spettacolo di Carmelo Bene fu fare la pipì verso il pubblico e quindi si era allenato già a fare cose di questo tipo, forse anche più pesanti, durante e quindi la. Noi eravamo molto vicini, voi vedete la politica poi passano gli anni, ma noi eravamo molto vicini al ventennio, io sto parlando del 57, e quindi c'erano, avevamo un'ispezione, ah poi dovevamo metterci tutti, perché dovevamo essere tutti uguali, una certa tuta marrone per essere uguali, e avevamo come ispettrice la giovane moglie, quando era vivo Pasolini, ormai una signora anziana, che era la signora Petrolini, e la signora Petrolini, sì, che ci faceva rapporto quando non avevamo la tuta, insomma, queste cose qua.
Dopo questa naturalmente fu la fortuna di Carmelo, perché cominciò a fare quello che voleva fare. E quello che riguardava me fu un insegnamento a darmi da fare. Per cui cominciai a fare quelle cose che adesso si chiamano provini, che in teatro si chiamavano audizioni. Eravamo molto pochi allora, gli attori erano pochissimi. E fui preso da una compagnia che stranamente aveva un regista che ancora ci conosciamo, ci ricordiamo, importantissimo, che era Lupino Visconti. La compagnia era la Morelli Stoppa. Voi vi ricorderete, qualcuno si ricorda di tutte e due, qualcuno si ricorda di Stoppa, tutti vi ricordate Visconti, che è stato il più grande regista che abbiamo avuto. E quando si entrava in quelle compagnie che poi si portavano nei grandi teatri, non c'erano gli spazi, non c'erano le cantine, esistevano, se adesso dovessi nominare gli spazi e le cantine che ci sono a Roma, faremmo per tanti dell'una di notte. Invece li posso nominare tutti, erano il Valle, Quirino, l'Eliseo. E basta. Neanche l'Argentina, che era considerato un grande teatro. E poi c'erano i teatri come il Sistina, ma che un attore di Proda non snobbava. Diciamo che oggi noi vediamo gli applausi degli attori che corrono a prendere gli applausi e li suscitano. Era assolutamente proibito. Noi dovevamo camminare per prendere gli applausi. Se applaudono, applaudono, altrimenti salutavamo e passavamo dentro. Ed erano lezioni di stile, ma erano anche, c'era anche un altro tipo di lezione. Voi potete immaginare quale fatica fa un attore per truccarsi come il personaggio, per sembrare il personaggio, per creare l'epoca. Oggi vedete tutta questa cosa, ma lo vedete con un microfono qui. Che cosa succede? Questo è denaro. E denaro perché nessun attore recita più per non essere. Io dovrei a questo punto levare il microfono e non devo gridare per queste belle ragazze, cioè Tonelli che non è una bella ragazza, ma non devo gridare e devo arrivare all'ultima persona che sta in fondo. Questo lo sapevano fare pochissime persone. Oggi recitano tutti al microfono e questa non è una critica negativa, è così. E allora voi sentite una voce filtrata, mentre invece in teatro, voi sapete perfettamente come si costruivano i teatri greci, si costruivano con spalle al mare, perché lo spettacolo della sera avvenisse quando la brezza serale portava la voce degli attori e poi al massimo recitavano una prosopa. E la prosopa era fatta in modo che amplificasse un pochino la voce. Come dicevo a mia figlia, le cose cambiano, ma non è cattivo il cambiamento. È il cambiamento, le cose devono cambiare, noi cambiamo. E quindi diciamo che io ho fatto l'attore di proposito. Grazie. Sentiamo adesso Chiara, anche per lei ho pensato di introdurla per ricordarvi chi è, facendo sentire la sua voce mentre doppia Kate Winslet nel famosissimo ruolo di Rose, la protagonista di Titanic. Film del 1997 firmato da James Cameron. Io, praticamente, l'interno è qui e tutta la gente che fa parte.
Chiara, quando ha doppiato Rose, si è resa conto subito, immaginava che l'avrebbe resa immortale? No. No, perché stavo vivendo un momento della mia vita decisamente più importante. Ero incinta, quindi diciamo che ero distratta. Poi era la prima volta che facevo questa attrice, quindi non avevo neanche, come faccio ancora, sono attenta alle produzioni dove ci sono le attrici che doppio, voglio sempre sapere prima cosa stanno facendo, per sapere come muovermi sia economicamente che proprio da un punto di vista degli impegni di lavoro, per farmi trovare pronta. Se cerca un contatto anche con loro o semmai dopo che la doppia? Con gli attrici? Che contatto? Sente chiamare al telefono? No, no, assolutamente no. Non ho avuto solo una volta la possibilità di incontrare un'attrice che ho doppiato in un film. È stato piuttosto imbarazzante l'incontro, perché era il primo film da protagonista che faceva questa attrice olandese. Il film si chiama Black Book e la produzione la distribuzione italiana era una distribuzione nuova, quindi ci teneva a fare un'anteprima alla casa del cinema come si deve, e mi presentò a questa attrice quasi come io fossi più importante di lei, perché la mia voce era la voce legata a Nicole Kidman. E la povera creatura sorrise, io pure sorrise in maniera più imbarazzata, e chiese: ma mi ha doppiato anche nelle canzoni? E io gli ho detto di no, insomma, per un attore credo che così come è importante il nostro lavoro farlo bene, perché i dialoghi toccano il cuore, sono una parte importante, loro sono privati di una parte importante, quindi io sono molto in imbarazzo. Oltretutto immagino cosa può significare per un... Se pensiamo, facciamo un paragone con le attrici italiane, se appunto Lea Massari, Monica Vitti, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, ne possiamo dire tante, dicessero, incontrassero una persona che dice: io doppio tutte quante voi. Per quanto bravo possa essere il doppiatore, c'è cioè qualcosa che non può far piacere a un attore. E non ero consapevole dell'importanza. Me ne resi conto mentre lavoravo, a un certo punto mi resi conto che stavano uscendo articoli e la produzione era probabilmente, sarebbe poi diventato per anni il film campione di incassi, fino a credo qualche Avengers di questi anni. Ripercorrere la strada di suo padre è stato difficile o una sfida ancora maggiore? Non ho mai vissuto come una sfida, forse il fatto di essere di genere diverso non ha creato quella sfida. Mi sono sempre sentita una privilegiata, ma che aveva una responsabilità importante. Forse mi ha anche fatto fare degli errori l'idea di dover comunque tenere alto il modo anche in cui ha lavorato mio padre, come si è sempre relazionato con i nostri datori di lavoro. Forse è stato più difficile continuare quel tipo di politica che non il lavoro. Il lavoro è stato diverso ed è cambiato tanto, e a parità ora io sono molto più importante. Conferma il meno importante? Veramente sono due lavori diversi. Lei lavora in un doppiaggio moderno, io faccio parte della vecchia generazione, la vecchissima generazione non l'ho conosciuta, ho conosciuto pochi. Poi ho conosciuto la generazione importante, quella di Locchi, di Rinaldi, e poi c'è stata la mia generazione. E c'erano delle differenze che io notavo, così come noto la differenza tra la nostra generazione e la loro. Chiara, per fortuna, ha uno charme vocale che la distingue dalle concorrenti, però deve rassegnarsi a chi non coglie più questo charme vocale, o chi non
o chi ha paura di avere da un doppiatore che diventa troppo importante una richiesta alla quale non può rispondere. Per cui piano piano si arriva a non fare più questo lavoro. Cioè io, per esempio, quando ho capito che avrebbero cercato di prendere il mio posto, mi sono immediatamente alzato e sono entrato in un'altra professione, che è quella del direttore di doppiaggio, del dialoghista, che è quella che poi mi è piaciuta di più, perché il dialoghista deve imparare a tradurre e imparando a tradurre, studiando, mi sono venute altre passioni che non mi hanno fatto sentire vecchio nei confronti della generazione che montava. Quindi noi facciamo parte di due generazioni. Chiara con me non ha lavorato mai, se non in due o tre cose generiche. Sono un po' di più perché ci sono anche critiche spietate in alcune cose del film 007, che era un cliché più o meno. Io ero sempre la io ho cominciato a stimare moltissimo Chiara come professionista. Chiara, per esempio, mi ha risolto come direttore delle cose, delle situazioni impossibili. Una delle conquiste di noi attori è stato il voce volto, per cui nel contratto di un attore che fa un film o di un'attrice che fa un film c'è che si deve doppiare. E io mi sono trovato con delle attrici, non vi parlo delle attrici adesso, vi parlo di un'attrice, per dirvi una cosa abbastanza divertente, che non è un'attrice e che forse non è neanche più viva. Mi capita un film dove credo la protagonista fosse Moira Orfei e lei, non essendo un'attrice, era veramente difficile darle nervo, darle grinta. E lei doveva dire a un uomo vigliacco, maledetto, e diceva: vigliacco, maledetto, vigliacco, maledetto. Dico: no, ma guarda, forte, stringi i pugni, vigliacco, maledetto. E a questo punto le ho detto: scusa, ma se tu devi dire qualche cosa, devi offendere un uomo che ti ha fatto il peggio del peggio, che fai? Ci sputo. E questo mi è capitato con delle altre attrici, per cui il loro diritto di doppiarsi doveva essere rispettato, ma c'erano delle frasi come attento, di là, e che non era attento, di là. E allora io ho chiamato lei, proprio perché ho conosciuto anche amici, in amicizia, e gli ho detto: guarda, bisogna che tu faccia queste cose. E non se ne è accorta nessuno, anche le attrici stesse, quando si sono sentite, hanno detto: no. Chiara, a parte la voce, come si entra in un personaggio che vive dall'altra parte dello schermo? Direi che la voce è proprio a parte, nel senso che non si lavora per modificare in nessun modo la propria voce, mentre invece si guardano tanto gli occhi, si respira, si cammina, si immagina che tipo di movimento sta facendo, anche se non è nell'inquadratura. Io che poi ho avuto la fortuna di doppiare attrici molto belle, ho sempre, quando nelle pause vado in bagno a lavarmi le mani, uno shock, perché mi vedo e dico: Dio, non sono quella, perché veramente a un certo punto c'è una sensazione di aver indossato quell'abito e
e di portarselo addosso, non più del tempo che si sta in una sala. Una prerogativa del nostro lavoro è passare da una commedia a una tragedia, a un cartone animato, a un documentario, quindi non si deve rimanere troppo ancorati al personaggio che si sta doppiando, però la sensazione quando sono al leggio mi sento proprio di essere posseduta, di entrare in quel corpo. Vediamo subito una prova di quello che ha appena detto con Nicole Kidman, che interpreta Grace Kelly nel film Grace Kelly. La stessa frase ripetuta con toni e intensità diverse. E questo è il segreto, cioè le rifiniture, le delicatezze dell'arte del doppiaggio italiano, che è certamente unico al mondo per bellezza, per capacità, per interpretazione artistica. Chiara? Penso che la nostra sia una bella lingua. Forse questo è uno anche dei motivi per cui il doppiaggio italiano è molto bello. Qui siamo siamesi con il tedesco, anche se ultimamente mi è capitato di sentire dei doppiaggi in tedesco molto belli. È una lingua sicuramente più difficile da accostare al doppiaggio in film inglese, per esempio. Forse questo, insieme al fatto che siamo forse stati primi e quindi c'è una tradizione più lunga, si affondano le radici del nostro lavoro in tempi in cui si aveva il tempo forse per curare una battuta a altri doppiatori, a altri paesi, e l'hanno imparato un po' più di recente, quando forse c'è stato un mercato che esigeva il doppiaggio e forse non hanno avuto lo stesso tempo. Io non lo so perché siamo i più bravi, non lo so, anche perché sento tanto di quel doppiaggio brutto in Italia che non so se siamo i più bravi veramente adesso. Il segreto del buon doppiaggio, Pino, qual è? Da direttore. Il segreto di un buon doppiaggio è l'umiltà, la modestia, sapere che non sei nessuno nel film. Io lì non sento lei, io guardo la Kidman, e quindi lo devo sapere. E la seconda cosa è ricevere dall'attore che vedi un messaggio. Se l'attore è bravo, ti aiuta, ti dà quel messaggio e ti fa fare bene. Se l'attore è cattivo, è inutile. Il doppiaggio non migliora, o almeno, cioè il doppiaggio non migliora e non peggiora, o almeno non dovrebbe peggiorare. Per quello che riguarda la voce, sono tutte favole, le voci si... Ecco, una delle voci definita bella era proprio una brutta voce, cioè non bella, che era quella di Ferruccio Amendola, il quale aveva talmente tanto cervello e talmente tanto cuore che faceva accettare la sua voce. E quindi la voce di Ferruccio Amendola era bella. Il cambiamento di voce, ve lo posso dire da direttore di doppiaggio, non esiste. Immaginate la cera è sempre quella, come consistenza, come formula, sì, potrebbe essere più liquida, più solida, non è importante, ma è cera che prende la forma della cosa sulla quale si sparge.
io la mia voce la spargo, sempre la stessa, ma la spargo su un viso e quindi prende un'altra forma, prende la forma delle esitazioni, prende la forma delle commozioni, prende la forma delle pause, ma è sempre quella. Sembra che la voce cambi, ma almeno si deve essere fedeli alla propria voce. Non ci sono segreti, anzi, se ci fossero, non me li direi, non sarebbero più segreti. Vediamo come questa voce penetra nel personaggio di Michael Douglas in un celebre film del 1993, Un giorno di ordinaria follia. Questo è un film che diressi anche. Ah beh, vorrei fare questo. Cioè, non lo vediamo più così. Lo so che avete smesso di sentire lei. Priscilla mi ha detto che avete smesso di sentire. Ma perché vi sto chiamando per nome? Non so neanche chi c'è. Chiamo ancora il signore Pio Carlo, non l'ho preso con 2 o 7 anni. Ma adesso entro qui e subito sa perché io vi chiamo Priscilla, come se fossi uno dei vecchi amici. Io non voglio essere suo amico. Voglio solo una colazione e basta. Ma è proprio la risposta. Priscilla, noi smettiamo di servire le colazioni alle 11:30. Rick, io sono certo che l'hai sentito dire che il cliente sarebbe la gente. Sì. Te? Allora, poi qua. Sono il cliente. Tutto quello che stiamo ascoltando è frutto di molto lavoro, di molta preparazione, di molto impegno e di importanti maestri. Mi piacerebbe che lei ci desse 2 testimonianze su Luchino Visconti e Franco Zeffirelli. Sono troppo grandi in tutti i sensi, cioè Visconti ha cambiato il teatro italiano in un momento in cui doveva cambiare perché venivano giusto dalla guerra e poi persona talmente importante, talmente intelligente, proprio non posso rimanere seduto, fate conto che mi sono alzato in piedi. De Firelli comincia come aiuto di Visconti. Non aiuta di Visconti, comincia come scenografo di Visconti e poi naturalmente impara molto con un talento di pittore straordinario e con risultati che io da profeta vi posso dire sono quelli che arriveranno dopo, purtroppo, perché purtroppo sì e no, perché ormai avrà, no, io l'ho visto recentemente, io sono sordo, lui sbrodo da quando parlo, parlo un po' più forte, senti un po' meglio. E quindi vedrete cosa succederà quando questo bene non ci sarà. Fatto dei film bellissimi. Forse la differenza banale tra Visconti e De Firelli è che Franco De Firelli ha fatto dei film bellissimi. Visconti è riuscito a fare anche dei film brutti, però mai banali. Devo dire, proprio anche con la riconoscenza che io ho nei confronti di De Firelli, perché ho fatto teatro con lui e ultimamente ho fatto tutti i suoi film da direttore di doppiaggio, per esempio Amleto, per esempio Un tempo Mussolini, cioè ho avuto la responsabilità diretta perché io non volevo il regista in sala. Non si può essere in due alzare un tavolino, soprattutto se si sta dalla stessa parte. E quindi
la prima di Amleto, lui si è alzato al cinema Barberini e mi ha ringraziato in mezzo al pubblico, che c'è una cosa grossa. E poi un grande insegnamento, cioè io ho avuto una grandissima fortuna, aver conosciuto delle persone di primissimo ordine, chi per un verso, chi per un altro. E la più grande fortuna, e questa la devo a me, è che me ne sono reso conto. Ultimo filmato. Se io fossi Lucia. Se io fossi Lucia, bella, allora ti direi che combatto da sola, nello scordare, un buio totale che io solo conosco. Io solo conosco la mia vera condizione. Tu convivi con il terrore di Torino, il terrore che io compia fine ai miei giorni. Ci combino anch'io. Questo è il mio diritto. Questo è un diritto che ha ogni essere umano. Io non scelgo la soffocante anestesia dei sobborghi, ma le violente scosse della carità. Questa è la mia scelta. Anche il paziente più miserabile e lieto è concesso di poter decidere della propria cura e del proprio destino. Averla così la sua natura umana. Io vorrei, per la tua felicità, poter godere di questa vita. Ma se scelgo obbligata tra la legge e la morte, io scelgo la morte. E ancora la Kidman, che vinse l'Oscar. Io ogni volta che fanno vedere delle clip penso a quanti torti ho fatto, perché questa scena in originale era molto, molto, molto potente. E mi sento veramente sempre, poi non essendoci l'audio perfetto, insomma, vabbè, mi sembra sempre che passa la clip e penso, e speriamo che non si capisca quanto era più. E devo dire che con la Kidman mi trovo molto a mio agio, nonostante siamo molto diverse fisicamente e abbiamo una pasta vocale veramente molto simile. Lei negli ultimi anni ha deciso di lavorare solo usando i fiati, forse perché per un po' ha ricorso a tante terapie facciali e si era un po' bloccata, allora aveva cominciato a usare la voce in tutti i modi, ma soprattutto di fiato. Questo film no, questo film era incredibile. La scena, mentre delinea l'altra, quella di Grayscale, per esempio, credo di non aver neanche visto il film mio, ho soltanto doppiato. Questo film, la scena che precede questa chiusura, l'abbiamo fatta tante volte, perché aveva una gestione del fiato e delle molto farcosa. Succede una cosa tecnica, per farvi capire quanto può essere diverso per un attore che recita con tutto il corpo e uno che invece è costretto a stare davanti a un leggero fermo. Quando si fanno i fiati, per esempio, di una corsa, viene subito il mal di testa e si va subito in... iperventilazione. E viene subito il mal di testa. Quando si corre non succede. Questo per dire che alle volte gestire il fiato quando non ci si sta muovendo nella stessa situazione è più faticoso. Insomma, manca l'ambiente, mancano il naso finto, anzi ce l'ho davvero, lei ce l'ha finto. Però insomma è stata molto faticosa questa scena. In questa scena gli ho fatto veramente dei torti, secondo me. Quindi se vi capita di rivedere il film, mettete l'originale, se non lo fate già, perché io ci metto molto cuore, quindi ripago di tanto, non è che non mi rendo conto che è emotivamente comunque toccante, però insomma. A che cosa sta lavorando adesso lei? In questo periodo non
cose di proprio. Poi quando mi fanno questa domanda, io mi ricordo solo che ho messo a fare la lavatrice, la scuola, non mi ricordo niente di quello che faccio. Allora, devo iniziare una serie con Emily Watson, che è un'attrice inglese molto brava. Forse vi ricordate il film di Lars von Trier, Le onde del destino? È la prima volta che l'ho doppiata, e un'attrice che mi ha proprio mi è entrata nel cuore da quel film in poi. Poi adesso fa una serie per Sky su Chernobyl, sarà molto allegra, immagino. E poi devo fare un film della Kidman, deve uscire il film importante della Kidman, questo in cui lei è un poliziotto tutto distrutto, dove ha messo da parte la chirurgia ed è ritornata a essere un po' una vera donna non più di plastica. E, non mi ricordo, ci sono delle serie Netflix, una con Uma Thurman, c'è in giro qualcosa, c'è la seconda, non mi ricordo niente, la seconda stagione della serie che è andata molto bene, Piccole grandi bugie, sempre la Kidman, non solo per la storia di donne, vabbè, Little Big Lies. Con Virginia Woolf siamo accordati in Gran Bretagna. Lei è traduttore dei sonetti di William Shakespeare in italiano, mantenendo avendo mantenuto gli endecasillabi rimati addirittura. Ci spiega come è riuscita a fare questa impresa che ho fra le mie mani? Quando ci sono queste riunioni bisogna avere delle cose da dire, un pochino più difficile è riuscire a trovare l'occasione per dirle, e ancora più difficile è dirle in maniera interessante. E io devo stare attento quando parlo dei sonetti. E tra parentesi, non sto facendo una promozione, a quella edizione segue adesso quest'altra, che non ha disegni, questa è la bozza. Cosa vi posso dire? Vi posso dire di interessante per me sono le scoperte che ho fatto studiando. Cioè, intanto per tradurre uno di questi poeti, adesso non sono più su Shakespeare, ma sono su John Donne, bisogna riuscire ad arrivare, dico una parola grossa, al momento della loro ispirazione. Cioè, perché? È la stessa cosa che fa un direttore di doppiaggio quando deve impostare il doppiaggio di un film. La prima domanda che si deve fare è: perché hanno voluto fare questo film? E i motivi sono possono essere più banali, anche dai più volgari, perché è un film porno, quindi deve essere eccitante, perché deve fare soldi, quindi deve avere quelle scene d'azione, deve fare soldi, perché io voglio portare al pubblico una mia idea. Una volta che ho capito perché io sto facendo quel film, allora posso guardarlo con un occhio professionale. Perché Shakespeare ha scritto questi film? Le motivazioni che portano gli intellettuali sono tante, e la mia potrebbe aggiungersi con molta meno autorità a queste. Quello che io vi voglio dire invece che ancora è segreto, forse l'ho scritto qui ma non ho mai detto, una verità: sono 154 sonetti d'amore. La prima osservazione che posso fare è che i nostri migliori attori che hanno letto poesie e sonetti d'amore
non li hanno mai scelti. Pensate a Albert Arce, pensate a Gassman, pensate a Randone, possiamo andare a dirle tanti. Ci deve essere un motivo per cui non li hanno scelti. Altra considerazione noi possiamo fare, fate un'inchiesta presso i vostri amici. Quando voi dite i sonetti di Shakespeare, ecco, se io dico adesso le liriche di John Donne, può darsi che qualcuno non conosca John Donne. Faccio divagazioni. John Donne adesso addirittura è stato nel primo verso di una poesia rapinato dalla pubblicità. E voi l'avete sentita per televisione. Il supermercato non è un'isola. Questo è il primo verso di una poesia di John Donne. L'ultimo verso della poesia di John Donne dovrebbe veramente essere depredato invece dalle nostre coscienze. Se suona la campana, non mandate a chiedere per chi suona, essa suona per te. E per molto tempo noi abbiamo pensato che Per chi suona la campana fosse il titolo di un romanzo di Hemingway, e lo è, ma preso dall'ultimo verso di questa poesia. Shakespeare invece, quando parlerete con chiunque e direte i sonetti di Shakespeare, certo, non è vero, e certo, chi li ha studiati, chi li ha voluti studiare, nessuno conosce i sonetti di Shakespeare, al massimo conosce il sonetto 18. La mia scoperta, se scoperta si può chiamare, come quella dell'acqua calda o dello zucchero d'orzo, è che i primi 17 sonetti di Shakespeare sono molto, molto simili. Si rivolgono a un ragazzo, vengono chiamati i sonetti matrimoniali. Si rivolgono a un ragazzo e dove gli si dice che si deve sposare, che non può far finire la sua bellezza con la sua morte, e nel distico finale c'è una terribile minaccia, cioè, poi morirai disgraziato. Questi sono i primi 17 sonetti. Uno che si mette a leggere i primi 17 sonetti ordinati, come anche lì ci sono storie, voleva Shakespeare che si pubblicassero, che non si pubblicassero, non lo sapremo mai. E arrivato al sesto, sì, sono differenti, sono belli, ma sono tutti uguali. Allora io consiglio, nel risvolto della nuova edizione, di leggerne uno o due e di passare al sonetto 18 e di continuare col 18. Sono belli, sono divertenti, sono piacevoli. Per quello, noi abbiamo poco tempo, per quello, soprattutto, non è il tempo che ci manca, è la pazienza. E per quello che riguarda la traduzione, io vorrei farvi sentire un'altra curiosità, quella la devo leggere, cioè vorrei presentarvi Shakespeare traduttore, perché generalmente si pensa che la traduzione sia la traduzione delle parole. È la traduzione del sentimento. Se io devo offendere una persona, può darsi che gli dica non so che cosa, o può darsi che la peggiore offesa per questa persona sia broccolo. E se devo descrivere una ferocia, se l'autore scrive la ferocia del leone, può darsi che a me faccia comodo descrivere e parlare della ferocia della tigre. Non cambia niente, il sentimento è quello.
Un altro motivo di distanza dai sonetti di Shakespeare è che sono sonetti, sono canzoni, li ha scritti in rima, perché avessero quel ritmo. Noi una canzone possiamo riconoscerla, anche se non ha parole, quindi possiamo non tradurre le parole. Io potrei fare un motivo qualsiasi e voi riconoscete quale, oppure potrei cantarla in giapponese. Per quello che riguarda, farò un solo esempio, li cito tutte e due, ma ne faccio uno solo. Voi sapete che nel 1500 si era molto, si viveva in ammirazione della poesia italiana. Voglio dire, inutile che li nomini. Il più tradotto era non mi viene il nome, Torquato Tasso. No. Come? No, dicono Tasso, ma io non credo. Alfieri, no, Tasso. No. Alfieri e Tasso. No, mi viene da ridere. Perché Petrarca. Il più tradotto era Petrarca perché era stato tradotto da Thomas Wyatt. E soprattutto Shakespeare non conosceva l'italiano, ma conosceva il francese. E c'erano molte traduzioni in francese di Petrarca, quindi traduzione della traduzione della traduzione. E lui nel sonetto 50 traduce perfettamente, con una traduzione straordinaria, che non ha certamente le stesse parole, che voi sentirete, purtroppo tradotta da me in rima e non in inglese, ma vi assicuro che in inglese è questo. Altra cosa da molto interessante è perché Shakespeare ambienta in Italia molte sue commedie. Una decina su 130, 140, 160, non so quante sono. Perché gli vengono dai favolisti italiani. E quindi è chiaro che loro li avevano ambientati in Italia. E quindi lui se li è ritrovati a Padova, a Venezia, a Messina. Perché queste cose venivano dai grammatici sassoni oppure da favolisti italiani. Comunque, questo è Petrarca. Io mi rivolgo indietro a ciascun passo, col corpo stanco che a gran pena porto, e prendo allora del vostro aereo conforto, che il fa girare oltre dicendo, ahimè, lasso. Poi, ripensando al dolce ben che lascio, al cammin lungo ed al mio viver corto, fermo le piante, sbigottito e smorto, e gli occhi in terra, lacrimando, abbasso. È chiaro che non si può tradurre Petrarca se non si ha la stessa ispirazione. Com'è pesante il viaggio in questa via, perché l'arrivo sarà triste adesso, diranno riposo, quiete e nostalgia, tra te e il tuo amico, quante miglia hai messo. Spossato è anche il cavallo che mi porta, soffre il mio peso e quello del mio affanno. Chissà la bestia per istinto al porta, che al cavaliere ogni suo passo è un danno.
Lo sperone crudele non lo sprona, ma se talvolta tirato mi dà al fianco, come amore che nulla mi perdona, risponde solo con un verso stanco. E un pensiero mi rinnova quel lamento che lascio gioia e mi attende tormento. Questo lui lo traduce perché si è messo non nei panni, nel momento di Petrarca, il quale ha ricevuto questa ispirazione, che è la cosa che ci fa scrivere e leggere, che è poi, diciamo, l'unica differenza tra l'uomo e tutti gli altri esseri viventi che occupano la terra. Cioè, le piante non scrivono, gli animali non scrivono, non leggono, e anche gli uomini, ma insomma, gli uomini possono leggere. Pino e Chiara Colizzi a Merano, e voglio lasciare per il momento la parola al pubblico, se avete delle domande, delle curiosità, delle richieste, questa è l'occasione opportuna per farle. Do la parola anche se non mi obbliga, no. Mi obbliga lui, io non avrei mai detto questa cosa. Niente, qualche anno fa, dopo la morte di Stanley Kubrick, ebbi l'occasione di incontrare la moglie Cristiana a una cena a Trieste, e lei, tra le tante cose che disse, fece un complimento al doppiaggio italiano, dicendo che Kubrick, quando usciva un film, controllava personalmente i doppiaggi nelle 30-40 lingue del doppiaggio, quindi era un lavoro enorme, e questo era motivo di litigio tra di loro, perché ovviamente il film uscito, la moglie diceva lasciali andare questi film, non è che li vai a controllare pure in giapponese, in sudcoreano, così. E lui diceva, la prima lingua che ascolto è l'italiano, perché da quella io do l'indicazione agli altri doppiatori, deve essere fatto così. E adesso non ricordo i nomi ovviamente dei doppiatori, però... Finlandesi, quindi Kubrick. Sì. Però un enorme complimento, dicendo che lui aveva un apprezzamento spropositato per il doppiaggio italiano, e lui era quello che telefonava al doppiatore italiano per fargli complimenti appena usciva il film, e lo faceva personalmente con tutti i doppiatori del film, quindi anche quelli minori. Sì, sì, ma alcuni registi seguono poi la vita del loro film anche in altri paesi. Dipende da anche che rapporti hanno con quel paese, evidentemente. Avete domande? Domanda, prego. Curiosità più tecnica, quanto si sono stretti, diciamo, nell'iter attuale produttivo di un film italiano, magari, cioè di produzione straniera in Italia, i tempi in cui si inizia e si finisce, quanto si è compresso il tutto? Perché questa, è vero che il doppiaggio italiano ultimamente, effettivamente in alcuni casi, non è più quello glorioso di un tempo. Quello che succede a un film quando arriva in Italia è questo. La copia al lavoro arriva e viene prima di tutto visionata da chi distribuirà il film, probabilmente, ma poi da chi lavora sul film e chi fa il dialogo. Questi tempi si sono accorciati talmente tanto che voi vedete che ci sono i film, le serie per esempio, vanno in onda in originale una sera e il giorno dopo doppiate. Il materiale non è arrivato tanto prima, si tratta veramente di settimane, forse una settimana. Il dialoghista, il traduttore hanno avuto quel tempo per preparare un dialogo. Un dialogo significa prima tradurlo, d'accordo, ma poi adattarlo di sync. Ma la domanda perché non funziona, la domanda perché si deve fare quella serie o si deve doppiare quella serie, non se la pongono tutti, e spesso gli adattamenti sono la prima parte, quello che si guasta per primo, poi in sala si arriva con un adattamento che non è fedele all'originale, non ha trovato un senso. Voi avete la facoltà o vi prendete la libertà di cambiare? Una volta non c'era, da statuto, da regolamento non bisognerebbe farlo, perché chi ha firmato i dialoghi di un film prende anche i diritti quando si va, poi arriva in onda.
Quindi in teoria non bisognerebbe farlo, ma i tempi si sono accorciati e lo facciamo quotidianamente, cambiamo i dialoghi in sala. Ma questo significa perdere tempo, dover, oltretutto, mentre il nostro lavoro prima funzionava, aveva veramente un altro ritmo. Oggi quando si comincia, i primi sono stati quelli che hanno doppiato Lost, la serie Lost. Dovevano dare la disponibilità fissa una volta a settimana per fare quella serie. Magari per voi non significa niente, ma per noi questa è una stranezza nel nostro lavoro. Non esiste dover garantire un turno a settimana, perché noi non sappiamo se il nostro personaggio vivrà o non vivrà. E quindi accorciare i tempi ha fatto peggiorare decisamente la qualità del lavoro. Un film oggi dipende ovviamente da quanto è parlato, un film come il Titanic che ha richiesto una trentina di turni, oggi se ne farebbe nella metà, un turno è un turno di 3 ore, vengono convocati i ruoli ovviamente, poi così c'è tutto un cast enorme, oggi il tutto si riduce veramente in pochissimo tempo, un home video, quei film che vedete a Natale, noi lo facciamo in un turno il personaggio. In un turno di 3 ore non è certamente difficile, non è Shakespeare, non c'è dietro un regista o un autore che deve comunicare qualcosa, però i tempi sono diventati questi. Lavoriamo, vediamo una volta la scena e al secondo passaggio già incidiamo e va anche bene. Quindi siamo diventati da un punto di vista tecnico molto veloci e rapidi e bravi, da un punto di vista artistico vedetelo da soli. Posso fare una domanda? Mi sono sempre chiesto quando viene fatto un doppiaggio. Un film è fatto praticamente da tante scene con tanti attori, ma voi vi trovate con tutti gli altri doppiatori insieme? No. Ognuno si fa la sua parte, poi perché poi penso che anche sia difficile, no? Se non hai nessuno con cui interagire, immagino. Cioè, mi sono sempre chiesto questo aspetto. Allora, intanto una volta si lavorava insieme, oggi tecnicamente c'è una macchina che si chiama Pro Tools. E una volta c'erano il Virgin Loop, lavoravano, potevano esserci 4 canali, per cui c'era il protagonista, il coprotagonista, l'antagonista, non so, e le altre voci minori venivano messe nell'altra pista. Adesso con il Pro Tools puoi fare tutte le tracce che vuoi. Quindi anche il brusio, che è il sottofondo, che potrebbe essere questa sala, si fa tutti insieme, ma si potrebbe fare separati. Adesso noi lavoriamo quasi esclusivamente in colonna separata, cioè io vado, faccio tutto il mio ruolo, ma se arrivo per seconda forse posso chiedere di mandarmi l'incisione del collega, altrimenti il mio punto di riferimento è l'interlocutore in originale, ovviamente. Però siamo soli, sì. Il lavoro si è squalificato secondo me anche da un punto di vista proprio del suono, il tecnico del suono che doveva essere molto in gamba anche nel gestire 4-5 attori all'eggio, adesso non ci fanno neanche fare quello che tecnicamente noi chiamiamo i campi, cioè muoversi in avanti o indietro, tutto questo noi possiamo fare. E quindi tu devi anche immaginare la distanza. E se io parlo con lei che mi è davanti, ho un tono, se parlo con quello che è lì, ho un altro. E questo aiutava. Invece adesso vogliono che ci diamo attaccati all'eggio. Voi sentite, così al cinema, erano tutti bassissimo, sentiamo quelli che si hanno le otturazioni del canto, noi rifacciamo tantissime scene per gli scrocchi, questi rumori, in bocca ci sono questi rumori, però perché il microfono li incide e diventano fastidiosi, ma perché è cambiata anche la gestione del suono, perché non vengono più missati in Italia, vengono mandati fuori, perché missano... Netflix è diventato per noi spietato, adesso c'è quello che tecnicamente si chiama andare a sync, per cui c'è una persona che fa questo lavoro, che è l'assistente al doppiaggio. Oggi si parla di la banda, immaginate, no, il grafico della banda dell'originale che ha un certo disegno e noi dobbiamo stare nella banda, non è nemmeno più nella bocca o fuori campo, bisogna stare esattamente nella banda. Una lingua come la nostra che vuole che le vocali finali si sentano, è diversa dall'inglese che può anche non ha le vocali finali, noi siamo sempre costretti ad andare un po' più lunghi rispetto alla banda,
Lì invece oggi si fanno tanti rifacimenti, tante scene vanno ridoppiate non perché artisticamente non funzionano, ma tecnicamente non rientrano nei canoni. Altre domande? Se posso, sì, lo so, è strano, però visto che trovo due doppiatori qui davanti, tutte le domande che ho. È vero che c'è, come diceva la signora Polizzi prima, c'è una differenza, cioè la lingua italiana comunque è la lingua che piace, però io non essendo inglese non posso immaginarmi come sia la lingua, cioè se mi piace o meno la lingua italiana, per me è una cosa normale, no? Allora, quello che ho visto io, comunque dei film, cioè se io vedo un film in inglese, sì, l'attore può essere bravo o meno, ma le voci non so se sono basse o comunque non è una voce che comunque mi convince o mi piace. Quando sento l'attore, cioè il doppiatore italiano, cambia completamente il personaggio, mi dà una ricordata. Totalmente d'accordo. C'è dentro... Io faccio un esempio, ho visto la serie banalissima per tanti, Dottor House, ad esempio, doppiata da Sergio Di Stefano, no? Ecco, quando è morto Sergio Di Stefano, ha cambiato l'attore, era bravo, però per me... era finita la serie, era morta con lui e mi sono reso conto che se avessi guardato l'attore, diciamo, in lingua originale, a parte che non mi piaceva, però non ci sarebbe stato un problema. Quindi è stato lì, mi sono reso conto che comunque il doppiaggio italiano dà 10 volte qualche cosa. Aggiungo prima della risposta di Chiara una facile testimonianza. Viaggiando e tornando spesso in America Latina, i film sono sempre più spesso rispetto a un tempo doppiati in spagnolo e mi capita di guardare apposta un film che ho già visto doppiato in italiano, doppiato in spagnolo per cogliere le differenze, per vedere, ed è una cosa imbarazzante, nel senso che lo spagnolo che utilizzano, che quasi sempre è messicano o comunque centroamericano, è veramente una rendere in spagnolo ma non rendere il personaggio, per cui è enfatico, è monocorde tanto quanto l'originale, spesso, perché molti attori nordamericani, in realtà se li ha visti in originale, deludono rispetto alla fama, no, che si sono creati. Invece quando questi film vengono resi, non solo copiati, ma resi in lingua italiana dalla nostra scuola di doppiaggio, acquistano anche una forza, un'emozione, una capacità di empatia anche radicalmente più forte rispetto ad altri doppiaggi e molto spesso persino rispetto all'originale. È vero quello che lei diceva, migliorano l'attore in originale, che è veramente un paradosso, no? La voce di Sean Connery è inascoltabile. Io non ho una risposta, posso solo dire grazie, meno male, sono contenta, anche perché questo è veramente un terreno in cui si può essere oggettivi fino a un certo punto, poi si è soggetti. Anche il gusto, Sergio Di Stefano o Luca Biagini, lì c'è un fatto di affezionarsi a un personaggio. Le voci di certi attori americani fino a qualche tempo fa, probabilmente anche loro hanno una nascita diversa, si diceva che erano tutti paperini impazziti come suono, adesso non è così, adesso io sento in originale voci di attori molto ben strutturati e non è più la faccia bella e l'inquadratura importante. Io sono felice che ancora ci sia questo fascino legato al nostro lavoro, perché i detrattori sono tanti. Sono certa che quando è fatto bene la magia ancora c'è, sì, sicuramente, che è legata a voci che ci hanno abituato da bambini, ci hanno fatto da babysitter, quindi sì, è una memoria anche emotiva secondo me importante e sono dell'idea che per un po' di tempo dicevo non è importante avere una bella voce, beh, come dirò, delle belle mani sono il pianoforte. Invece ci sono delle voci belle, cioè ci devono essere tutte e due le cose. Bisogna avere una voce che
saperla usare, ecco, saper usare la propria voce, anche se è una vocetta, però può essere, diventare importantissima come quella di Ferruccio. Non era una vocetta, ma era impastata, ma aveva una cifra emotiva incredibile. Ringrazio Pino e Chiara Colizzi per questa appuntamento, per questa occasione unica che abbiamo avuto a Merano di ascoltare aneddoti, riflessioni, racconti per l'Accademia di Studi Caratteristici, e vi ricordo che il nostro appuntamento si rinnova ogni mese, una volta in lingua tedesca con il collega Abraham Daun, che sarà il mese prossimo, a luglio ritoccherà di nuovo a me, e già vi posso dire che verrà Cecilia Castiglia, soprano di fama internazionale, direttrice della Fondazione L'Arena di Verano, che tra l'altro mi ha detto: salutami tanto Pino Colizzi. Grazie e per l'attenzione.